La corruzione è un fenomeno interessante anche perché il termine viene usato comunemente nel linguaggio di tutti i giorni e può identificare fenomeni molto diversi. Abbiamo innanzitutto una corruzione che possiamo definire illegale, le tangenti per esempio. Noi abbiamo l'azione penale obbligatoria, noi abbiamo il divieto di ordini in un senso o nell'altro da parte dell'esecutivo, quindi un'indipendenza assoluta della magistratura e una stampa che di queste cose parla liberamente. Molto interessante e degno di riflessione sono però fenomeni di corruzione che eventualmente non sono illegali ma sono talvolta anche accettati socialmente. Che a volte si manifestano forme di corruzione nelle quali non ci sono neanche più le tangenti. Allora come contrastiamo una corruzione di fronte alla quale gli stessi strumenti della repressione penale sono impotenti? Occorre sicuramente affinare gli strumenti a disposizione dello Stato, delle istituzioni pubbliche, ma poi soprattutto occorre attivare quei circuiti di mobilitazione dal basso dei cittadini, ma non contro la corruzione. Avvertire che la corruzione non è soltanto un problema di soldi, ma è proprio un problema di corruzione nel senso profondo del termine, di corruzione nel senso etico, di corruzione della moralità di un paese. Se non ci si rende conto di questo e non si fa squadra, quadrato contro corrotti e corruttori, ecco, sicuramente i rischi sono grossi, i rischi sono di peggiorare e di far sì che la nostra coscienza morale sia fatta a brandelli. È importante rendersi conto che il costo della corruzione va ben oltre quello che possiamo chiamare il danno all'erario, ovvero sia la somma delle tangenti. Va ben oltre perché quando vi è corruzione si osservano una serie lunga e assai pericolosa di distorsioni nell'agire pubblico. Allora, noi vogliamo amministratori pubblici che si prendano cura del bene comune. E allora, come dire, la lotta alla corruzione è una conseguenza che magari dobbiamo neanche desiderare, verrà da sé. Quindi investire nell'istruzione, migliorare gli strumenti di trasparenza, convertendoli da quella dimensione formalistica che è stata utilizzata finora a una dimensione sostanziale. Empowerment di genere, quindi più donne nei posti di comando, perché tutti gli studi ci mostrano che la presenza femminile si associa a una maggiore trasparenza, a una maggiore integrità nella gestione della cosa pubblica.